Oggi è domenica, voglia di polenta. Lo so, non siamo ancora in pieno inverno, ma ci è venuta voglia di polenta. E adesso vi mostrerò com'è facile farla. Allora, intanto mettete in una pentola 2 litri di acqua e 400 g di farina. Io ho mischiato le due farine, ho messo quella più spessa e quella più fina. Poi ho preparato il sugo con la salsa di pomodoro che ho preparato io a luglio e imbottigliato, come avrete sicuramente già visto nei miei video, e ci ho messo delle belle salsicce all'interno. Allora, dovete prima aspettare che vengano fuori le prime bollicine, ma non deve bollire, perché cosa succede? Se voi buttate la farina di polenta nel momento in cui sta bollendo, si formano sicuramente dei grumi. Quindi iniziate a versarla, come vedete le prime bollicine, e piano piano girate finché non vedete che questa patina bianca scompare. Dal momento in cui non vedete più questa patina bianca, allora togliete la frusta e lasciate a fuoco bassissimo che cominci a sobbollire. Lo lasciate così per almeno una mezz'oretta. Dopo mezz'ora, ecco qua, il risultato è questo, la polenta è pronta. In un piatto ho versato un po' della salsa e sto facendo il primo strato di polenta. Dopo questo primo strato aggiungo dell'altra salsa di pomodoro, come vedete, la cospargiamo bene e poi aggiungiamo del parmigiano, mi raccomando tanto. Poi fate un altro strato di polenta, non di più e non di meno, due strati di polenta sono sufficienti, anzi direi che sono anche tantini, ma noi siamo tutti molto 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 golosi. Ed ecco qui un altro strato di salsa bella corposa, mettiamo dell'altro parmigiano, mi raccomando non resinate, mettete del parmigiano. Poi dopo questa bella spolverata di parmigiano, come vedete è abbondante, aggiungiamo le salsicce. Noi ne abbiamo mangiate due ciascuno. Eh sì, siamo un po' mangioni, eh? E anche molto golosoni. Ci ho messo un po' di tempo per prendere l'altra salsiccia, però eccola qui, ci siamo. E il piatto è pronto. Buon appetito e buona domenica a tutti!